Vangelo del giorno di venerdì 13 luglio 2018. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori, e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Non è semplice testimoniare la nostra fede, ne è consapevole pure Gesù. Siamo chiamati a essere miti come pecore in un mondo aggressivo di lupi. È la scelta di uno stile di vita che molte volte viene etichettato dagli altri come fallimentare, perché è sinonimo di debolezza o utopia. Per questo Gesù chiede ai Suoi di mettere insieme due virtù che sembrano opposte, ma non lo sono: la prudenza del serpente come esercizio dell'intelligenza vigile, critica, capace di riconoscere l'inganno, e la semplicità della colomba, come esercizio di fiducia nello Spirito del Padre. Siamo strane creature, noi cristiani: cuore docile di pecora, mente astuta da serpente, occhi limpidi da colomba. Di fronte a questo miscuglio, ogni lupo si spaventerebbe.